Allora, e oggi parliamo subito di capital gains e tassazione dei capital gains e in che modo questo è differente se voi svolgete questa attività in Italia o invece lo fate all'estero. E vediamo anche come cambia a seconda che si tratti di attività di trading o di investimento. State con me perché tra un secondo ne parliamo. Ed iniziamo subito. La prima cosa, un disclaimer: questa non è consulenza fiscale, non è consulenza finanziaria. I contenuti del video sono puramente per scopo di intrattenimento e scopo educativo. Per fare scelte personali, affidatevi a un professionista di vostra fiducia che possa conoscere in maniera adeguata, in maniera approfondita, il vostro profilo di rischio, le vostre caratteristiche in generale e possa darvi consigli che siano adeguati alla vostra concreta e specifica, situazione. Fatto questo disclaimer, andiamo avanti e parliamo della tassazione sui capital gains. E questi sono i temi che andiamo a trattare. Allora, prima di tutto, una questione che ci vogliamo chiedere è meglio in Italia o meglio all'estero? Allora, per fare il discorso molto semplice e molto breve, in Italia si paga il 26% di tassazione sui capital gains, all'estero, in date condizioni non difficili da realizzare, la imposta sui capital gains può essere pari a zero. Quindi è evidente che le vostre attività di investimento e ancora di più le attività di trading online che potete fare con attività quotidiana, intensa, piuttosto intensa e ripetitiva, godrebbero di un beneficio fiscale davvero importante. Quindi questo è il primo punto. Dopodiché, entrando più nel dettaglio e nel vivo di questo ragionamento, vediamo che la prima questione da vedere è se si tratta di un'attività di trading svolta professionalmente o invece svolta in modo sporadico. È chiaro che la cosa cambia, perché chiunque di noi abbia un reddito e un'attività di impresa può svolgere attività di investimento e anche occasionalmente di trading, okay? Dove distinguiamo tra trading e investimento in questo modo. Il trading è un'attività di continua compravendita di titoli con speculazione al rialzo o ribasso di varia natura che hanno l'obiettivo di produrre delle plusvalenze frequenti e continue anche quotidianamente. L'investimento invece è tipicamente ciò che i nostri risparmi, o ciò che accantoniamo, o ciò che abbiamo, lo investiamo con l'obiettivo di lasciare a medio e lungo termine. E la differenza è semantica, ma è anche importante perché ha delle implicazioni dal punto di vista del trattamento fiscale. Ora, se la vostra attività è principalmente, specificamente di trading e voi producete la maggior parte del vostro reddito dall'attività di trading, è chiaro che troverete che molti regimi fiscali trattano questo tipo di attività come un'attività da soggetta a tassazione. Viceversa, paesi, viceversa in altre giurisdizioni o nelle stesse giurisdizioni in generale, la gestione dell'investimento a medio e lungo termine o comunque che no, in modo che non costituisca una parte importante del vostro reddito fa sì che queste attività non vengano considerate reddito e quindi non vengano soggette a tassazione. Okay, questo cambia da paese a paese. In generale, per esempio, in alcune giurisdizioni europee come l'Olanda, la Svizzera e il Lussemburgo, le attività non considerate professionali, quindi con redditi inferiori al 50% prodotti dall'attività di trading e di investimento, non sono soggette a tassazione. Invece è diverso il caso in altri paesi, come stiamo per vedere. Però la prima importante distinzione che bisogna fare è se l'attività di trading costituisce la parte principale del vostro reddito e quindi siete dei trader professionisti, oppure invece se l'attività di trading o di investimento è sporadica, occasionale e non è la vostra principale attività. Ok? Fatta questa distinzione, si tratta di capire se ci sono delle giurisdizioni che sono più favorevoli di altre, okay, per svolgere questa attività. Fatto il cenno ai paesi europei, diciamo, alle giurisdizioni europee di poco fa, facciamo un discorso un pochino più schematico e sistematico e vediamo che anche quando l'attività di trading è soggetta a tassazione, ci sono dei paesi nei quali è particolarmente favorevole svolgere questa attività. E questi paesi sono principalmente di due gruppi. Allora, abbiamo le giurisdizioni in cui la disciplina fiscale o normativa in generale è riconducibile alla common law e del diritto anglosassone. Questi paesi applicano la figura, la fattispecie del residente non domiciliato. Questa figura è una persona che è residente fiscale nel paese, però è nato in un altro paese diverso. Questi paesi che presentano questo tipo di caratteristica sono tipicamente l'Inghilterra, l'Irlanda, Cipro, Malta in Europa. La Thailandia non è un paese di diritto anglosassone, però applica una tassazione simile.
Tutti questi paesi hanno una caratteristica, che i redditi prodotti dall'individuo residente fiscale, ma non domiciliato, nel senso molto specifico definito da questi, dal loro ordinamento giuridico, non paga tasse sui redditi prodotti all'estero. Quindi le vostre attività di trading fatte all'estero per definizione, a meno che il broker non sia ubicato nello stesso paese, non sono soggette a tassazione, se non nella misura e nella parte che viene trasferita dentro il paese. Quindi, per fare un esempio semplice, se producete un reddito pari a 100 da plusvalenza di trading e vivete a Malta o in Thailandia, la parte di questo reddito, diciamo 40, che viene trasferito dentro il paese è soggetta a tassazione. La parte che invece non è trasferita dentro il paese non è soggetta a tassazione. Questo apre delle opportunità molto molto interessanti. Ci sono poi degli altri aspetti. C'è un altro gruppo di paesi importante, che è quello dei paesi chiamati a tassazione territoriale. Chiamati perché? Sono chiamati a tassazione territoriale perché i loro ordinamenti giuridici, dal punto di vista della normativa fiscale, prevedono che i redditi prodotti all'estero non sono mai soggetti a tassazione, neanche quando sono riportati o ritrasferiti all'interno del paese. Ci sono decine di paesi come questi, più noti, che vi voglio citare adesso, sono Panama, Costa Rica, Malesia, il Paraguay stesso per esempio, Georgia più vicino all'Europa e la Malesia, dicevo già. Questi paesi non sono interessati al vostro reddito estero, quindi non c'è l'esigenza di dichiararlo, non c'è l'esigenza di sottoporre la tassazione, e voi potete anche trasferire tutto questo reddito nel vostro paese di residenza, se uno di questi, e non c'è di conseguenza, per via dell'ordinamento che esiste, non c'è nessun tipo di tassazione. Quindi questi sono i paesi, diciamo, che appaiono maggiormente interessanti. Come vedete, esiste la possibilità di ridurre tantissimo o addirittura azzerare la tassazione per le attività di trading. C'è una questione che molti si pongono e ci poniamo giustamente, e riguarda il fatto che io questa attività la possa svolgere individualmente come individuo, oppure invece debba utilizzare una società. Ci sono una serie di valutazioni concrete da fare nei casi specifici, però per semplificare in questo momento il ragionamento, porrei due punti fondamentali come elementi di riferimento. Allora, il primo è che avere una società intanto scherma e separa il vostro patrimonio, i vostri rapporti di debito e credito personali e i vostri rapporti di debito e credito societari. Quindi, se voi volete distinguere e separare la vostra attività personale da quella dell'attività di trading, costituite una società e svolgete tutte le attività con la società, in maniera da evitare di mischiare i crediti e i debiti e eventuali vicende che possono riguardare i vostri debiti e i vostri crediti, e separare le cose vostre personali dalle cose che riguardano invece l'attività di trading. L'altra questione importante per cui spesso si utilizza una società è quando voi desiderate proteggere la vostra privacy, per esempio non volete far sapere che avete delle operazioni, che fate delle attività eccetera. In quel caso si usa tipicamente una società che è adeguatamente selezionata, cioè la forma giuridica adeguatamente selezionata e la giurisdizione garantisce una certa privacy, anche molta privacy, e vi permette di operare, insomma, senza che le vostre attività siano note a terzi, insomma, in alcuna maniera. Ok, e infine un punto importante riguardo al trading online e alle attività di trading e investimento riguarda la scelta del broker. La scelta del broker non è indifferente. In un primo aspetto è importante perché la circostanza che il broker sia ubicato e costituito come società nel paese stesso della vostra residenza può produrre delle conseguenze riguardo al luogo in cui è prodotto il vostro reddito, e si tratta di analizzarli caso per caso. Ci sono altri aspetti particolari, per esempio la giurisdizione in cui il broker è costituito può determinare l'applicazione di ritenuta da conto, no? Withholding taxes. Per esempio io e tanti clienti usiamo Interactive Brokers, che è un famosissimo broker americano, e con loro che succede? Che loro sono costituiti negli Stati Uniti, esiste un'entità anche inglese e un'entità anche Hong Kong, che hanno differenti trattamenti dal punto di vista della trasparenza, della comunicazione automatica dei dati, però per quanto riguarda l'aspetto fiscale, che è l'aspetto specifico di questo video di oggi, Interactive Broker non applica tassazione alcuna, con una sola eccezione.
non è che Interactive Broker non applica la tassazione, sono gli Stati Uniti che applicano o meno tassazione e Interactive Broker agisce o non agisce come sostituto d'imposta. Quindi quali sono questi casi? L'unico caso in cui Interactive Broker è chiamato ad essere sostituto d'imposta è il caso in cui voi, investendo, otteniate dei dividendi distribuiti da società americane. In quel caso Interactive Broker applica una Interactive Broker e qualunque broker costituito negli Stati Uniti applica una ritenuta alla fonte del 30%. In tutti gli altri casi, per i casi di plusvalenza o di in qualunque paese del mondo, inclusi gli Stati Uniti, o nel caso di dividendi in tutto il mondo, tranne che negli Stati Uniti, non viene applicato alcun tipo di tassazione. E quindi questo è un esempio di come un broker che a me e a un gruppo di clienti che seguiamo è molto familiare, si comporta, no? Perché la legislazione statunitense è questa. In generale è il caso di fare attenzione a dove sta il broker, e quindi si tratta a un certo punto di creare un armonico insieme, no? dove la residenza fiscale personale, la residenza fiscale di una eventuale società che gestisce l'attività di trading e la residenza o la giurisdizione in cui è incorporato il broker insieme devono avere un senso, costituiti insieme devono avere un senso che funzioni per il vostro caso specifico, secondo i vostri desideri, i vostri progetti, il volume di affari che producete, il tipo di trading che fate. Quindi queste sono le cose importanti che dovete sapere per il trading. Vi ringrazio molto per l'attenzione, io sono Mario Gastaldi, questo è il nostro canale Expatrio. Ciao, alla prossima per parlare dei vostri progetti di Expatrio. Ciao.